di taputi. Oggi faccio un coniglio alla cacciatora. Cacciatora, ma non proprio di quella originale romana, perché non avevo tutti gli ingredienti, quindi non avevo le alicette, le olive, il vino bianco. Allora lo faccio in maniera un po' diversa, ma viene buonissimo uguale. L'ho messo a marinare il coniglio con olio, aglio e rosmarino tritato secco. Se avete quello fresco, usate quello fresco. L'ho salato, l'ho lasciato marinare un'oretta. Adesso andiamo a rosolare tutto il coniglio in padella. Lo facciamo colorire, ok? Lo mettiamo così in padella tutto insieme. Lo facciamo colorire da tutte le parti e ci rivediamo appena colorito. Ciao! Sta rosolando e quindi adesso andiamo a girare sull'altro lato, facciamo rosolare anche l'altra parte, così sentite che profumo che esce da qui. Facciamo rosolarlo tutto e dopo ci andiamo a mettere mezzo bicchiere di aceto, ci ho messo dentro uno spicchio d'aglio. Io uso l'aceto di mele, usando solo quello è più delicato, quindi non l'ho fatto marinare prima dell'aceto, se non avevo tempo, l'ho fatto marinare solo nell'olio e l'aceto lo butterò direttamente in cottura. Quindi lasciamo marinare, lasciamo rosolare altri 2 minuti, ci vediamo dopo e mettiamo l'aceto. Il coniglio è quasi pronto, rosolato per benino, vedete? Un altro minutino, controlliamo, quindi perfetto, sta uscendo, sta un po' grandino, spezzinato, ok. Allora facciamo rosolare un altro minuto e andiamo a mettere l'aceto. Eccoci, allora il nostro coniglio è pronto, vado a mettere l'aceto con lo spicchio d'aglio. Ok, mettiamo al minimo e lasciamo cuocere una mezz'oretta a fuoco basso, copriamo, coperto, ok? Ci vediamo tra un pochino quando è pronto, c'è un profumo qui, guarda. Oh. Allora finalmente questo coniglio alla cacciatora è pronto, ha cotto, soltanto purtroppo solo un pezzetto che poi per scena. Andiamo a assaggiare, c'è un profumo, guardate come è morbido. È buonissimo, saporissimo, non è una ricetta originale, mancano qualche ingrediente, ma anche così ha il suo perché. Provatelo, è veloce, con mezz'ora lo fate. Provatelo, poi mi fate sapere com'è. Un saluto da Pupi, iscrivetevi al canale per così rimanere aggiornati con tutte le nuove ricette. Un bacio, voglio ringraziare tutti i miei follower iscritti e un grazie per seguirmi. Ciao!